Festa della Croce Rossa in piazza Ottinetti ad Ivrea, perché la gente vi conosce, perché vi vede passare, però spesso non sa che voi avete un'attività vasta, avete tanti volontari e fate tanti servizi. Sì, noi nella Croce Rossa non è solo emergenza, la Croce Rossa è un servizio per la popolazione, dove facciamo vari servizi per trasporti infermi, per gente portatore di handicap. Abbiamo delle sorelle volontarie che prestano un ambulatorio presso la nostra sede tutti i giorni, dove possiamo supportare gli anziani, chi ha bisogno per varie punture o amministrazione di medicine, cosa. È un corpo di, abbiamo 300 volontari tra giovani e anziani VDS che operano tutti i giorni, 24 ore al giorno sul territorio per qualsiasi evenienza. Il mese di maggio è la festa della Croce Rossa, l'8 maggio per regola, e volevamo farci conoscere sul territorio. Una festa nella quale ci sono tante famiglie, tanti bambini, perché voi siete una grande famiglia. Sì, beh, Croce Rossa è una grande famiglia, Croce Rossa è per le famiglie, noi siamo una famiglia, lavoriamo per tutti e siamo tutti gente normale, non siamo professionisti, siamo operai, casalinghe, pensionati, ecco, tanti pensionati che vengono a far servizio presso di noi e abbiamo bisogno di persone che prestano la loro opera, il loro tempo libero per venire a fare del volontariato. Prendiamo l'occasione di questa festa per dire che chi non conosce i servizi o chi volesse dare una mano non ha altro da fare che rivolgersi alla vostra sede. Certo, noi siamo a Ivrea, siamo in piazza Croce Rossa, zona Baltea, noi ci siamo 24 ore al giorno, per qualsiasi notizia possono venire nella nostra sede e noi gli diamo tutte le comunicazioni, dai giovani di 16 anni fino ai 70 anni, ecco. E anche per chi avesse dei dubbi se fate o no un servizio, a volte è meglio chiedere e capire che magari quel servizio non viene svolto dalla Croce Rossa piuttosto che tenersi il dubbio e poi magari è un servizio che voi fate. Certo, certo, noi abbiamo dei centralinisti, possiamo dare informazioni a chi rivolgersi se non siamo noi. Noi lavoriamo su tanti settori e ultimamente abbiamo istituito anche un servizio per l'estero, ci sono relazioni estere, perciò ci stiamo allargando su questi servizi. Oggi è un buon giorno. Buongiorno. Per morire. Sì, ma prima di sparare, devi sapere che io posso colpire una moneta da 30 metri. Ma chi vuoi prendere in giro? Non esistono monete da 30 metri! Infatti non ho detto che esistono monete da 30 metri, ma che se metto una moneta a 30 metri posso colpirla. Ma come fai a colpirla? Ma con chi credi di parlare? Colpirla. Bravo, hai deciso di sfidarmi. Vorrei sfidare la morte, ma io non ho paura di te né di quelli come te. Il mio sentiero è lastricato di cadaveri che hanno dovuto sfidarmi e sono morti, e tu farai la loro stessa fine, codardo! Ripetilo, sei coraggio. Bravo, hai deciso di sfidare. Non me la ricordo, lunga. Ho sentito dire che sei la pistola più veloce del West. E chi te l'ha detto? Tua moglie. Allora, per questa serata prestigiosa organizzata dalla Croce Rossa e per la Croce Rossa, volevamo concludere con un personaggio che fosse davvero importante, desse senso a questa serata. Ecco perché noi stiamo per far salire sul palco colui che grazie alla sua invenzione ha totalmente rivoluzionato le nostre vite. Ladies and gentlemen, un ospite internazionale, lui è Mr. Bill Gates. Arriva. Buonasera. Buonasera a tutti, mille grazie. Buonasera, mille buonasera. Grazie a tutti, buonasera. Buonasera. Mille grazie. Allora, buonasera, signor Gates, buonasera. Buonasera. Io ho preparato un'intervista, signor Gates, cosa fa? Un attimo,
per favore? Cos'è? Posso spiegare? In settimana ho fatto mettere la connessione veloce. Ma non dica che sì. Mi avevano detto che era senza fili. E invece c'è una canalina così sì, di signor, plastica, signor Gates. Che si inserisce nel sito e lascia arriva, stare. Aprendo il portale. Basta? Sta roba... È la rimozione sicura dell'ardo. Allora... Benissimo. Senta, buonasera. La prima domanda che io le vorrei fare sì. è la seguente. Signor Gates, sì. il futuro del computer qual è? Computerò? Computererò? Non sa bene il vostro lingua, per favore, l'ho detto all'inizio. Vuole che lo dica in inglese? The future of... my friend, in English, I want to give me five, in English. The future of computer, oh yeah. Sì. I will computer, sì. I will coyote, sì. CGL, Cisle will, sì, certo. Bruce will, sì, ma... I will survive. Signor Gates, vabbè, cambio domanda. Spam! Cos'è? Questo arriva sempre da dietro, lo spam. Spam! Senta, signor Gates, cambiamo domanda. Parliamo di questo sistema Windows. Pentiti! Pentiti! Cos'è? Sto convertendo un file. Di questi virus, i virus che stanno per arrivare, ce ne sono sempre di nuovi, ci vuole informare? Questi Trojan, sì. guardate, io amici, ho brutte notizie per voi, sì. perché è appena nato un virus anche peggiore del Trojan. E qual è? Il figlio di Trojan. E verso fine mese arriva quello peggio di tutti, qual il è? Grandissimo figlio di Trojan. Come tra l'altro il signor Braida sa molto bene. E perché, scusi? E io conosco la sua scheda madre. Signor la conoscenza ivrea per signor Gates anche per la scheda sorella che allora vale la pena di provarla, forza, vada avanti. No, cos'è? Microchip cippino, io il cippone e il cippino. Signor Gates, è imbarazzante. Bene, signori, allora. Passiamo a cose serie. Di recente noi abbiamo scoperto un nuovo virus molto pericoloso, sì? che viene dagli Stati Uniti d'America. Ah, yeah, sì. È stato scoperto subito dopo l'elezione del nuovo presidente americano, Barack sì. Obaldo. No, che Barack Obaldo, Barack Obama, che Barack Obama, Obaldo, comunque è quello blu con le orecchie lunghe. Ma non è quello, no! E noi questo virus l'abbiamo voluto chiamare virus Levinsky. Ah, e cosa fa questo virus? E quel virus sta sotto la scrivania, prima ti ciuccia tutti i dati e poi con una mail ti sputtana, lo fa sapere Perfetto. In tutto il mondo, capito? Sicura, cos'è che fa, signor, cosa fa? Esplora risorse. Ho sentito il disco ricci. Per piacere! Cos'è? Sto formattando. Cos'è? Zippo! Zippo! Zippo. Cos'è? Ah! Cos'è successo? Si è impallato! Ma signor Gates, la piatti! Guarda che questo si impalla solo due volte!